Bene, siamo giunti a San Giuseppe, alla vigilia del giorno di San Giuseppe, parliamo di lui, diamo gloria a Dio parlando di questo grande santo. Oggi voglio guardare la figura di San Giuseppe, che l'ho già fatto proprio in questa sede, ma oggi lo guardo in un'altra visuale, lo voglio confrontare, lo metto come due, uno di fronte all'altro, con Satana, cioè il principe delle tenebre, Lucifero, colui che prima di precipitare nell'inferno, per sua volontà, era creato come Lucifero, una delle più grandi, belle creazioni del Signore. Innanzitutto domandiamoci, ma quale fu il peccato di Satana? Quale fu il peccato di Lucifero? Perché il maligno, cioè non il maligno, Satana in persona, si ribellò a Dio dal momento che era stato creato nel suo splendore perfetto, una vita, come dire, di pura adorazione e di lode. Come ha potuto ribellarsi? Che cosa è successo? Perché di Adamo ed Eva lo sappiamo, e di Satana non è facile capire per quale motivo un angelo che è in posizione così elevata si ribella a Dio. Dunque qui ci sono alcune interpretazioni. Una delle interpretazioni teologiche dei padri più accreditata, quindi non dico farina del mio sacco, ma dico una dottrina della Chiesa, è questa. Satana si ribellò al Signore nel momento in cui Dio fece consapevole tutta la corte angelica, quindi non solo Satana, ma tutti gli angeli del cielo, rivelò in qualche modo agli angeli il fatto dell'incarnazione, cioè disse, adesso non mi dite come fu la scena, perché chiaramente parliamo di spiriti, quindi se questo fu nell'istante in cui furono creati, non lo so. Comunque, io vi dico quello che è la dottrina dei principali padri della Chiesa. Quando Dio disse che la seconda persona della Trinità, perché Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo, si sarebbe nel tempo in seguito incarnata, cioè avrebbe assunto la natura umana che è oggettivamente inferiore alla natura angelica. La natura umana non è la natura angelica, diversa, ma è inferiore. Noi siamo molto più limitati degli angeli. Bene. Quando Dio disse che lui, quindi Dio, ma nella persona del Figlio, si sarebbe incarnato, a quel punto Lucifero disse: no, io non adorerò te, non adorerò Dio in uno la cui natura è inferiore alla mia. Mi ribello a questo progetto, mi ribello a questa idea, non adorerò Gesù. Non adorerò il Verbo, non adorerò la seconda persona. Voi capite che non adorando Dio nella seconda persona parte tutto, perché questa è Dio stesso che vuole questo. Bene, ricordiamoci questo. Non adorerò, non servirò. E da quel momento Satana diventa il grande ribelle che poi vuole distruggere anche l'uomo. Adesso veniamo a San Giuseppe, un mite uomo di Galilea, un falegname, la stirpe regale, ma era una stirpe caduta in disgrazia, al quale il Signore in qualche modo fa presente, uguale, di adorare Dio nella persona del Figlio che Maria Santissima sta portando nel grembo, che è Figlio di Dio, viene posto più o meno dico, con tutte le proporzioni, nella stessa identica condizione. Evidentemente Giuseppe, quando viene a sapere quello che sta succedendo, avrebbe potuto inorgoglirsi, cioè dire: oh, un momento, ma qui io sono stato chiamato da Dio a un progetto, a un'idea che è assolutamente unica nella storia di Israele, ma anche nella storia dell'umanità, di essere il custode, redemptoris custos, cioè il custode del Figlio suo che sta per apparire, sta per venire, e anche ovviamente custode della regina del cielo e della terra, della Vergine Maria. Proprio quello che Satana disprezzò,
Giuseppe fu il primo che lo vide. Chi fu il primo a vedere Gesù? Voi mi dite la Vergine Maria, ma in questo momento poniamo la Vergine Maria un po' fuori classe, un po' fuori quota, non perché non sia una creatura anche lei, ma è specialissima, abbiamo commentato ieri, Immacolata, concepita Immacolata, quindi con un dialogo con Dio di un'immediatezza che gli uomini nati nel peccato originale non hanno. Quindi prendiamo Giuseppe come uomo semplice, come uno di noi. Giuseppe fu il primo che vide ciò che Satana disprezzò. Quindi questi due sono i grandi antagonisti. Ecco perché Giuseppe poi verrà detto anche terrore dei demoni, molto più di altri santi. Sono i grandi antagonisti. C'è la superbia di Satana, non adorerò, contro l'umiltà di Giuseppe, adorerò. E questa scena è uno scenario escatologico, vuol dire da questo adorerò o da questo non adorerò, dipende la salvezza eterna di ogni uomo. Vediamo allora come Giuseppe entrò in questo progetto divino e come Giuseppe vinse la sua battaglia spirituale con Satana. Prima di tutto la fede. Giuseppe crede senza vedere nulla, senza vedere nel Figlio di Dio nessun atto straordinario. A volte i miracoli aiutano la fede e certamente l'attesa del Messia aveva suscitato in Israele in attesa di grandi cose. Giuseppe invece non vede assolutamente nulla di atti grandiosi da parte di Gesù. Non ha nessun aiuto straordinario, anzi addirittura quando l'angelo gli appare e dice prendi il bambino e la madre e fuggi in Egitto, forse lì Giuseppe avrebbe potuto dire ma non può il Padre Eterno difendere in altra maniera il figlio che è nato dalla Vergine Maria che non fuggire in Egitto, perché adesso se io devo andare in Egitto vado all'agenzia di viaggi, faccio il biglietto aereo e arrivo in Egitto. Giuseppe aveva in tutto aveva un somaro. Io sono un somaro, poi andare in Egitto, non so la strada, c'è un deserto da attraversare, dove dormo stanotte, dove dormo domani notte e quando arrivo in Egitto cosa faccio? Ecco, sono arrivato qua, datemi lavoro, casa, assistenza e tutto. Ah no, Giuseppe arriva là e mai il Padre Eterno gli dà un segnale di un aiuto straordinario, deve fare tutto con le sue mani. Cioè, in altri termini, Giuseppe si annienta nell'atto di fede e su questo rimane fino alla morte. E probabilmente, anzi certamente, Giuseppe morì prima dell'inizio della vita pubblica, cioè in altri termini, senza vedere nulla di straordinario in questo figlio. Quando Giuseppe muore, Gesù è ancora garzone della bottega del falegname. Un giovanotto di 28, 29, 26 anni che fa ancora il falegname. In quel momento Giuseppe muore. Pensate alla fede esercitata per tutta la vita dell'uomo Giuseppe. Secondo, sto parlando di come Giuseppe vince Satana. Secondo, con la castità. Perché evidentemente noi parliamo della verginità perpetua di Maria, ma questa verginità va condivisa quando si è sposi, perché se una di voi dice io vivo la castità continua, vabbè, affari tuoi, va bene, mi fa piacere, ma se io mi sposo e mia moglie mi dice io vivo la castità continua, è un momento, ma qui bisogna metterci d'accordo, perché bisogna essere in due. Allora Giuseppe, quando viene a sapere che c'è questa cosa in atto, la Madonna certamente chiede a Giuseppe, che è il suo legittimo sposo, di condividere questo dono. E Giuseppe, lasciamo stare i film che ci sono brutti, che si vede che Giuseppe si straccia le vesti, si strappa i capelli, ma che. Giuseppe entra immediatamente, capisce, intuisce l'atto di fede, che questo è voluto da Dio, che quel bambino non è un bambino normale, è Gesù,
è il Verbo eterno di Dio, quindi immediatamente accoglie ed esercita per tutta la sua esistenza, insieme con la Vergine Maria, collaboratore primo e diretto della verginità, perché la vive, e della castità, che è virtù. Il demonio, al contrario, non potendo fare peccati di lussuria, perché non ha un corpo, cerca di farli attraverso il nostro corpo. Sta di fatto che quando uno si allea col maligno, immediatamente sente il bisogno, o meglio, ha delle pulsioni su questo piano che sono terrificanti. Scrive Divo Barsotti: sembra che il demonio, che è puro spirito, non possa stare senza un corpo. In realtà ci sta, ma vuole entrare in qualche maniera nel nostro corpo e nella nostra anima, e appena noi diamo un pertugio di accesso, sentiamo su questo piano delle tensioni terrificanti. È vero o no? Pensieri, pulsioni. Questo primo cedimento, cioè, o meglio, il peccato della carne, è il primo nel quale il demonio fa nell'umanità delle grandi stragi. È la prima virtù che gli cerca di insozzare, la castità. Ecco perché quando vediamo dei bambini, io dico sempre, fate molti bambini, dico agli sposi giovani, fatene molti, perché si perpetua in casa vostra quella bellissima luce che è l'innocenza dei bambini, e possibilmente teneteli in questa maniera il più a lungo possibile. Oggi il demonio, approfittando dei mezzi di comunicazione, crea un inquinamento straordinario, c'è una fissazione su questo piano che sembra quasi impossibile liberarsene. Ovunque uno si gira, ovunque uno si volge, ma guardate, questo è il demonio che, non avendo un corpo, vuole peccare col corpo, e fa e opera questo. Giuseppe vince questa seduzione proprio con il suo corpo, perché la castità è la virtù con la quale Giuseppe condivide l'unione con la Vergine Maria. Ecco perché c'è questo bastone, qui c'è la statua famosa di San Giuseppe, io ho migliaia di santini qui del Don Gabriele, questa statua qua, che fa il giro d'Italia. Giuseppe, in cima al suo bastone, cosa vedete? Fiorito, simbolo, gigli, simbolo della purezza e della castità, che è propria di Giuseppe. Terzo elemento con il quale Giuseppe sbaraglia e vince Satana: l'obbedienza. Allora, primo vi ho detto la fede, secondo vi ho detto la castità, terzo l'obbedienza. L'obbedienza di San Giuseppe nei confronti di Dio è immediata e assoluta. Verrebbe da dire, la volontà di Dio è la sua vita. Si sente coinvolto in un progetto che lo supera, diventerai custode di Gesù, figlio di Dio e custode della Vergine Maria, in ogni caso questa volontà mi sorpassa, quindi o l'accetto o non l'accetto, non posso mica dire l'accetto a metà. Quindi accetto tutto, e in questo tutto ci sta proprio l'immediata obbedienza. L'angelo appare di notte, ve l'ho detto, a Giuseppe, e dice: prendi il bambino e vai in Egitto. Vorrei chiedere qui a una moglie qualunque, col marito vivente però, se il marito si sveglia la mattina e dice: mi è apparso un angelo stanotte in sogno, dobbiamo andare a vivere in Uzbekistan. Partiamo immediatamente. Voi donne cosa direste? Dico, torna a dormire, vero? Però fa un altro sogno migliore. Ma chi di voi si sposterebbe in giornata addietro al marito in Uzbekistan? Bene, la signora ha detto: io ci andrei. Benissimo, questo è proprio quello che successe alla Vergine Maria, la quale partì con Giuseppe senza discutere all'ordine, all'obbedienza del capo famiglia. Il lavoro di Giuseppe è fare la volontà di Dio. Ci sono degli scritti di una mistica pugliese, forse la conoscete, Luisa Piccarreta,
Conoscete? Bene, oh, meno male che adesso c'è una ripresa della conoscenza dei santi, alla quale il Signore parlò dall'inizio del secolo scorso sulla divina volontà. Ci sono degli passi straordinari in cui Gesù spinge quest'anima a cercare di vivere nella condizione del prima del peccato originale, quando Adamo ed Eva vivevano solo la volontà divina di Dio. Sono delle pagine meravigliose della quale lettura io consiglio vivamente. Quarto punto, come Giuseppe vince Satana. Allora, primo, adesso lo ripetiamo, facciamo come a scuola, la fede, secondo la castità, terzo l'obbedienza, il quarto la povertà. Vedete, sono i voti religiosi, povertà, castità, obbedienza, guarda caso è il primo grande religioso, il primo grande frate è Giuseppe. Bene, povertà, castità, obbedienza. La povertà, qual era la ricchezza di Giuseppe? La grande ricchezza di Giuseppe qual era? Facile a dirsi, Gesù e Maria, cioè la famiglia. La grande ricchezza di Giuseppe è la famiglia. Per mantenere la famiglia Giuseppe si guadagna il pane onestamente facendo il falegname, e questa è la santificazione del lavoro. Ma io lavoro in ordine alla famiglia, alla custodia della famiglia. Questo vuol dire trovare tutto il bene nella famiglia. Questo lo dico a voi sposati, specialmente uomini. Trovare tutto il bene nella famiglia che il Signore vi ha dato. Vedete le virtù della vita religiosa di San Giuseppe. San Giuseppe, di fronte al proprio privilegio di essere custode del Cristo, non si eleva, non si auto-idolatra, ma protegge questi voti perché li vive, ed è anche patrono, infatti, dei religiosi. Vediamo allora adesso, dopo che vi ho detto i mezzi per i quali, con i quali San Giuseppe fa da contraltare all'azione satanica, perché San Giuseppe è così potente. E voglio leggervi quelle pagine di Santa Teresa d'Avila, perché tutti sanno che Santa Teresa d'Avila era devota di San Giuseppe, ma vogliamo leggere precisamente che cosa ha scritto Santa Teresa d'Avila? Vi leggo adesso due o tre pensieri di Santa Teresa d'Avila su San Giuseppe. Ho visto chiaramente, questo è la vita, capitolo sesto, che l'aiuto di San Giuseppe mi fu sempre più grande di quello che avrei potuto sperare. Non mi ricordo finora di averlo mai pregato di una grazia senza averla ottenuta. Ad altri santi sembra che Dio abbia concesso di soccorrerci in questa o in quell'altra necessità. Ma io ho sperimentato che San Giuseppe estende il suo patrocinio su tutte le attività. Con ciò il Signore vuol darci da intendere che a quel modo che era a lui soggetto in terra, Gesù obbediva a Giuseppe, così deve essere dove egli come padre putativo gli poteva comandare, altrettanto in cielo ora sembra che Gesù faccia ancora tutto ciò che Giuseppe gli dice di fare. Santa Teresa che dice questo. Per la grande esperienza che ho dei favori di San Giuseppe, vorrei che tutti si persuadessero a essergli devoti. Non ho mai conosciuto una persona che gli sia veramente devota e gli renda qualche particolare servizio senza fare progressi nelle virtù. Egli aiuta moltissimo chi si raccomanda a lui. È già da vari anni che nel giorno della sua festa, cioè domani, io gli chiedo qualche grazia e sempre sono stata esaudita. Se la mia domanda non è retta, egli la raddrizza per il mio maggior bene. Chiedo solo per amore di Dio che chi non mi crede, bella questa, forse non mi crederete, dice Santa Teresa, e scrive, chiedo solo che chi non mi crede faccia la prova. E vedrà per esperienza come sia vantaggioso raccomandarsi a questo glorioso patriarca. Chi non avesse maestro da cui imparare a fare orazione, prenda questo santo glorioso
e non sbaglierà. La potenza di San Giuseppe di intercessione è straordinaria. Allora io mi sono chiesto, ma devo andare a Lugo e spiegare ai miei fratelli a dire, ma perché la potenza di San Giuseppe è così straordinaria? E secondo il mio modo di vedere ho trovato alcuni motivi. Perché Giuseppe è così potente? Io direi che il primo motivo è perché è un uomo sprofondato nell'annientamento di sé. Ho detto prima, la castità, la povertà, l'obbedienza, questo portano l'uomo a non avere più nessun riferimento a sé, ma un riferimento a Dio. Possiamo dire Giuseppe di per sé non esiste più, esiste la volontà di Dio in lui. Giuseppe è un adoratore di Dio nella quotidianità. E se è vero quello che diceva Santa Teresa di Gesù bambino, sapete questa ragazzina, mi perdoni Santa Teresa di Gesù bambino, ma è morta, aveva 24 anni, osò scrivere questa frase: in cielo Dio farà la mia volontà. È un po' forte questa, eh? Teresina dice: in cielo Dio farà la mia volontà, perché in terra io ho sempre fatto la sua. No, bello, ma lei mette 24 anni in cui ha fatto la sua volontà, per tutta l'eternità Dio deve fare la volontà di Teresina. Bene, se questo è vero per Santa Teresa, mi scusi con tutto il rispetto per Santa Teresa Gesù Bambino, dottore della Chiesa, quanto più per San Giuseppe, che ha fatto la volontà del Padre in tutto quello che gli chiedeva. Giuseppe ha un potere di intercessione straordinario perché ha sempre fatto la volontà di Dio. Un secondo motivo per cui Giuseppe è potente, sapete qual è? Molto bello questo. Perché Giuseppe era il capo famiglia. Allora, nella famiglia tradizionale, quella che Dio ha voluto, padre, madre, figli, chi è il capo famiglia? Il capo famiglia è l'uomo, lo vogliamo capire o non lo vogliamo capire? Lo dice San Paolo nella lettera agli Efesini. È l'uomo, e anche nella Sacra Famiglia, il capo della Sacra Famiglia era San Giuseppe. Scrive il Papa Leone XIII, andiamo a prendere anche i papi, nell'esortazione Quamquam Plures, 1889, Leone XIII, San Giuseppe è potente perché fu il capo e difensore della Sacra Famiglia. Quello che faceva allora lo fa anche adesso. È un concetto che abbiamo appena detto. Quello che faceva allora, era lui che dirigeva, in casa a Nazareth si faceva quello che diceva San Giuseppe. Tant'è che l'angelo, quando devono andare in Egitto, non appare alla Vergine Maria, in sogno. A chi appare? A San Giuseppe. La paternità dell'uomo è un valore che se si perde, la famiglia diventa squilibrata. Com'era bello, lo dicevo l'altro giorno, quando quei padri di una volta, i figli dicevano: ma babbo, perché devo fare questo? Perché lo dico io. Bah, anche mio babbo diceva: perché lo dico io? Ma la spiega, non mi basta questa risposta, perché lo dico io. Adesso invece la capisco, quando si è piccoli, poi dopo quando un ragazzo cresce, no, ma bene. Ma Maria stessa obbedì a Giuseppe. Gesù obbedì a Giuseppe. Domanda: possono cambiare le cose in cielo? No, le cose in cielo non cambiano. Tuttora, guardate, la sparo grossa, perché Gesù è Dio, la Madonna, la regina del cielo e della terra, ma se in terra hanno obbedito a San Giuseppe, e veramente hanno obbedito, per quale motivo non lo devono fare anche adesso? C'è un motivo? No. Allora, scusate, se devo ottenere una grazia, ha ragione Santa Teresa, vado da San Giuseppe, perché bisogna provarle le cose. Terzo motivo per la potenza di San Giuseppe è perché egli è difensore.
Un padre difende i figli. Quale padre non difende i figli che sono in pericolo? In questa difesa scrive il Papa Pio XI una roba che ho dovuto leggerla 3 volte per dire: ma si sarà mica sbagliato il Papa Pio XI a scrivere questo su San Giuseppe? Perché vedete, queste cose non sono conosciute, non le dicono, cioè non perché vogliono nasconderle, ma perché Pio XI nel 1938 scrive che l'intercessione di San Giuseppe è onnipotente. Sono andato a vedere l'originale, per cui si sono sbagliati, onnipotente c'è solo Dio. Vado a prendere la locuzione del 19 marzo 1938 e leggo: l'intercessione di Maria, scrive il Papa Pio XI, è quella di una madre. L'intercessione di San Giuseppe è quella di un padre, di un capofamiglia. L'intercessione di San Giuseppe non può non essere onnipotente, perché Gesù e Maria niente possono negare a Giuseppe, il quale consacrò tutta la sua vita per loro e al quale essi furono debitori, pensate, essi furono debitori di tutti i mezzi della loro esistenza terrena. Cioè Giuseppe ci diede da fare per i mezzi della sussistenza terrena, mangiare, la casa, eccetera, e quindi Gesù e Maria sono debitori di questo a San Giuseppe. Quindi cosa vuol dire che l'intercessione di San Giuseppe è onnipotente? San Giuseppe non sostituisce Dio, intendiamoci, ma lo supplica. Scrive San Leonardo da Porto Maurizio: Gesù fa tutto per Maria perché è suo figlio, ma Giuseppe ottiene tutto perché è lo sposo di Maria. Pensate, cioè, la linea è molto semplice: chi fa tutto è Gesù. La Madonna ha una preghiera: fate quello che vi dirà, ma Giuseppe è lo sposo di Maria, alla quale la Vergine Maria rimane sempre, adesso, allora come adesso, devota, quindi fa quello che dice San Giuseppe. Ecco perché San Giuseppe, dopo questa lunga disamina delle sue virtù, viene chiamato nelle invocazioni terrore dei demoni. È l'unico santo che io sappia che merita questo appellativo. Non ho mai sentito di altri santi terrore dei demoni. Siccome la lotta è tra l'umiltà e la superbia, uno più umile di San Giuseppe non si è ancora trovato. Scrive Bartolo Longo, conoscete? Beato Bartolo Longo, fondatore di che cosa? Santuario di Pompei. Sapete dov'è Pompei? Però Bartolo Longo era un pugliese. Scrive Bartolo Longo: il solo nome di Giuseppe fa tremare e fuggire i demoni. Poi allora dobbiamo dire: oh Giuseppe, c'è bisogno dell'esorcista, ma ce n'abbiamo uno lì, pronto all'uso. Tra le lodi che la Chiesa attribuisce a San Giuseppe si trova questa parola: terrore dei demoni, scrive Bartolo Longo. Egli meritò questo titolo quando, per sottrarre il bambino da Erode, lo trasportò in Egitto. Essendo quel re malvagio figura del nemico infernale, Giuseppe, vincendo Erode, vinse il demonio. Ma questa è un'altra riflessione che si aggiunge. Erode, Bartolo Longo disse, è simbolo del maligno che vuole uccidere Gesù. Erode voleva uccidere Gesù. Giuseppe sottrae il bambino, quindi vince Erode, lo batte, e da quel momento l'azione del maligno che vuole uccidere Gesù nelle nostre anime, questo vuole continuare a fare il maligno, viene vinto da Giuseppe, che sottrae, continua in questa azione, sottrae la presenza del Cristo dall'opera malefica del malvagio. Bene, il demonio
combatte sempre la presenza di Cristo in noi, vuole bloccare l'opera di Dio in noi, e chi vince il demonio è sempre l'umiltà e l'obbedienza. Un esorcista può essere un grande carismatico, ma è potente soprattutto quando è umile. Perché il demonio non lo caccia l'esorcista, lo caccia Gesù Cristo. Ma Gesù Cristo vive nel cuore dell'umile, non vive nel cuore del superbo, vive nel cuore dei suoi servi. E siccome Giuseppe è la creatura, parlo di creatura, più umile della storia della Chiesa, Giuseppe è il più grande esorcista, anche se rimane il santo del nascondimento, del silenzio, ma proprio per questo, quando sembra che sia silente e inoperoso, Giuseppe si nasconde per colpire meglio. Vedete? Quando uno è troppo in auge, troppo in vista, il maligno dice: aspetta che ti becco. C'è il doloroso caso di Monsignor Milingo. Monsignor Milingo, il demonio lo scacciava davvero, non era mica falso. Ma poi cos'è successo? Lo dice lui dopo che prese quella donna coreana. Ci fu un periodo in cui Giovanni Paolo II lo supplicò in ginocchio di tornare nella chiesa e lui tornò. E in questi 6 mesi di tempo, poi di nuovo tornò con la coreana, si perse definitivamente, ma in questi 6 mesi Milingo scrisse un libro che si intitola Il pesce nel fango, in cui spiega che cosa gli successe quando da esorcista diventò poi uno che prese la coreana e mollò la chiesa. E sapete cosa gli successe? Per quale motivo? Perché una volta fu invitato a Padova, in provincia di Padova, a fare una grande messa dove c'era la liberazione, esorcismi eccetera, e lui era abituato ad avere delle grandissime assemblee. Quando arrivò lì c'era la chiesa mezza vuota e disse: come mai sono così pochi? Allora lui disse: da quel momento capì che era iniziata la distruzione, era iniziata la fine. Perché verrebbe da dire: ma caro Milingo, se anziché 3.000 persone ce ne sono 1.000, ti cambia qualcosa? Ma se ce ne fosse uno solo che è tormentato dal demonio e tu vai a Padova per esercitare questa funzione, non sei contento? Vuoi il numero? Vuoi la massa? Il demonio va a cercare questi, anzi li punta quelli che hanno troppo successo, e cosa fa? Prima o poi, cioè, li attacca. Allora San Giuseppe cosa fa? Ecco, vedete San Giuseppe? Sta nascosto, sta a Nazareth a fare il falegname, poi dice che pensi mi, nel senso, con la mia sola presenza, con l'umiltà, portatore di Cristo, Cristoforo e Teoforo al sommo grado, basta la presenza di San Giuseppe. Ma scusate, se chi è che dice, Bartolo Longo, solo al nome di Giuseppe il demonio treme e fugge, perché Giuseppe è stato nascosto. Ma è stato nascosto anche nella vita della Chiesa, sapete, la devozione a San Giuseppe non era molto frequente in passato, è venuta fuori più adesso. Il nome di Giuseppe scaccia il demonio, è una benedizione. Ho trovato questo passo nella biografia di un certo padre Barri, redentorista francese dell'Ottocento. Scrive questo autore: a un uomo erano morti 3 bambini subito dopo la nascita. Gli fu consigliato da un uomo di Dio, il quale disse: so per esperienza che i demoni tremano a sentire pronunciare il nome di Giuseppe e che difficilmente intraprendono a fare del male a coloro che portano il suo nome. Bello, c'è qualcuno che si chiama Giuseppe qua? Giuseppina? Lei? Giuseppe uomini non ce n'è? Ma vedete? Ah, ce n'è uno laggiù, fantastico. 2. Beato te, sta a sentire cosa dice sto qua. Erano morti 3 figli e dice: a solo nome di Giuseppe trema il demonio. Seguite il mio consiglio, date il nome di Giuseppe al prossimo bambino che nascerà. Difatti, avendo questo posto il nome di Giuseppe a un figlio che Dio gli diede, questi con grande consolazione visse fino a 90 anni. Poi va avanti ancora e dice:
Un ecclesiastico della zona sud-orientale della Francia ebbe occasione di vedere i registri delle cause criminali del Parlamento della Provenza. Ebbe la curiosità di percorrere i nomi di tutti i delinquenti iscritti da 200 anni, cioè dal momento in cui il nome di Giuseppe cominciò a avere ampia diffusione. E trovò che nemmeno uno si chiamava Giuseppe. Oh, ma da quando leggo questo dico, chiamate Giuseppe i vostri figli, chiamate Giuseppe i figli, perché è un nome fuori moda, oggi poi ci sono dei nomi strampalati. Io ho uno zio, i romagnoli sono strani, io ho uno zio nato a Villanova di Bagnacavallo che si chiama Allegro e suo fratello si chiama Tranquillo, ma è un fatto vero, non è uno scherzo. Allegro e Tranquillo di Villanova di Bagnacavallo. Ti immagini la mamma, Allegro e Tranquillo, venite qua, Allegro e Tranquillo. Ma chiamate uno Giuseppe, abbiate pazienza. Se davvero questo è il segno e la forza della presenza del Signore. Andiamo all'ultimo punto. C'è un'apparizione di San Giuseppe. Esce un po' dal suo silenzio. Vi ho detto che sta nascosto per abbattere il demonio, così il demonio non lo vede San Giuseppe, ma appena si affaccia se ne va. C'è un'apparizione, sapete quale? Quelli che erano qua ieri la sanno. Il 13 ottobre del 1917 a Fatima. Quando nell'ultima apparizione la Madonna appare, i tre veggenti dicono guardate il sole alla fine dell'apparizione della Vergine, la gente vede il sole che sbalza a destra e a sinistra, che va avanti sopra e sotto e addirittura sembra che caschi sulla terra. Invece i tre bambini, i veggenti, vedono tre scene nella cui prima c'è San Giuseppe. Vi descrivo cosa vedono Lucia, Giacinta e Francesco. Vedemmo Giuseppe vestito di bianco, con il bambino sul braccio sinistro. Il bambino era vestito di rosso. La Madonna era lì di fianco, vestita di rosso col manto azzurro. San Giuseppe tracciò per tre volte una croce, benedicendo quell'immensa moltitudine che nel frattempo si era inginocchiata nella cova era il posto, cova di Ria, della cova fangosa. Ma scusate, c'è Gesù, c'è la Madonna, chi è che benedice? Giuseppe. La Madonna non benedice mai. Mai visto un'apparizione in cui la Vergine, Lourdes, Fatima, Salet, quello che volete, che benedica, mai. Chi è che benedice? Il capo famiglia. Ma siccome la benedizione viene da Dio, qui c'è Dio nelle braccia di Giuseppe, cioè è un blocco unico, Maria, Gesù, Giuseppe, da cui scaturisce la benedizione, ma la benedizione viene data da Giuseppe che partecipa della forza divina e porta la benedizione su 70.000 persone inginocchiate alla comederia. Ecco allora che si realizza quella profezia di Satana che disse ad Adamo ed Eva diventerete come Dio. San Giuseppe in questo momento, nella gloria dei cieli, partecipa pienamente della vita divina, è diventato come Dio, certo è un uomo, come Dio per partecipazione e in quanto tale addirittura può benedire. E benedice col segno della croce nel cielo, l'abbiamo detto l'altro giorno, in oxigno vinces, allora non c'è altra via, ma la folla è in ginocchio nel fango, va bene? Questo è il quadro escatologico finale, Giuseppe ha vinto la sua battaglia, umile, casto, povero, obbediente, terrore dei demoni, per cui ve l'ho detto, e quindi adesso nel 1917, 100 anni fa, cosa fa? Davanti a questa folla immensa, benedice tutti e dice, se state in ginocchio,
ginocchio nel fango, perché questa è la nostra situazione, riceveremo la forza di Dio e il terrore dei demoni attraverso la benedizione di San Giuseppe. Non c'è più la pioggia, perché quando iniziò l'apparizione pioveva, in quel momento finisce immediatamente la pioggia e scende sugli uomini non l'acqua ma la benedizione di San Giuseppe. Lo scenario è apocalittico, perché le persone sono a terra in ginocchio e si battono il petto. Lo dicevo ieri, quando vedevano il sole che scendeva sulla terra come una palla, pensavano che fosse la fine del mondo, per cui alcune signore cominciarono a confessarsi a voce alta. Non si sa mai, è vero, non si sa mai, qui si sta finendo il mondo, cominciarono a dire: io ho fatto questo, ho fatto i loro peccati, perché se c'è la fine del mondo c'è poco da scherzare, cioè qui il sole sta scendendo sulla terra, sta precipitando al suolo, moltissimi si battevano il petto: Signore pietà, aiutaci, aiutaci. Bene, in questo scenario apocalittico di distruzione e di timore, il popolo finalmente si umilia e si pente, ma ci vuole giusto il sole che caschi sulla terra per umiliarci definitivamente. Questa scena l'abbiamo dimenticata: cadesse il cielo stasera su tutta la Romagna e fossimo tutti in ginocchio a batterci il petto. Ma è già successo una volta come segno. Ebbene, a questo popolo che si umilia e che si pente, benedetto da San Giuseppe nel blocco della Santa Famiglia, in questo quadro finale io ho concluso le mie conversazioni, cioè: dopo tutto quello che si è detto in questi giorni, Gesù, l'Eucaristia, la croce, la penitenza, eccetera, il quadro finale è di grande consolazione, cioè San Giuseppe, è lui, terrore dei demoni, una lode più grande non si poteva fare, che col bambino in braccio e la Madonna di fianco, lui benedice il popolo penitente e benedicendo manifesta che la vittoria sui demoni avviene attraverso l'umiltà e, direi, ieri sera dicevo, attraverso la santità dei bambini, nel senso gli ultimi, gli umili, sono questi che vincono il mondo. E se Don Gabriele mi permette, a proposito della santità dei bambini, vorrei dirvi una cosa che non c'entra immediatamente con San Giuseppe, ma c'entra con i bambini. La vittoria dei bambini nel loro sacrificio su questo mondo orgoglioso e ribelle. Un sacerdote di Bologna mi ha detto, un mio amico, non sono io, adesso non parlo in terza persona, sacerdote, mi disse: ho scoperto che i bambini che vengono abortiti nel grembo materno, ha avuto questo pensiero, possono avere donato la loro vita nell'atto in cui venivano uccisi, con un atto di volontà, a Dio Onnipotente per la remissione dei peccati, unendo il loro sacrificio all'umanità peccatrice, il loro sangue sparso perché vengono uccisi, al sangue di Cristo. Allora io, mi dice questo prete, dico una messa tutti i giorni, oltre le messe che devo dire in parrocchia, me ne dico una per conto mio, in cui metto tutto il sangue, l'offerta, il sacrificio di questi bambini nel calice di Cristo, cioè do un nome alla loro offerta perché non hanno avuto il tempo di farlo, e dico: il sangue di Cristo, il sommo innocente, viene offerto al Padre con il sacrificio di tutti i bambini abortiti. E mi ha detto: da quando faccio questo sono finite tutte le tentazioni. Vivo una libertà interiore che non riuscivo a immaginare. Allora io ho detto: fermi tutti, andiamo a vedere se questo pensiero può essere lecito. E abbiamo trovato un documento, adesso lo approfondiremo, firmato dal Papa Ratzinger, quando ancora era prefetto della Congregazione della Fede, il quale, in questo documento in cui affrontò il discorso del limbo, scrisse: ma è possibile che un bambino di 3-4 settimane di vita possa esprimere un atto volontario di coscienza? Può un
bambino di poche settimane compia un atto, è padrone di sé? E dice il prefetto della congregazione della fede, siccome i bambini appena concepiti hanno un'anima, l'anima ce l'hanno. Dov'è l'anima? È in tutto il corpo. Il bambino ha già un corpo, ce l'ha, piccolo, è anche un'anima. Può compiere un atto libero di coscienza? Ascoltate cosa dice, perché cito a memoria, non l'ho preso qua, ma me lo sono imparato a memoria. Su questo fatto dei bambini nel grembo materno che possono compiere un atto di coscienza, la Chiesa non l'ha mai negato. Questo vuol dire che questo pensiero era già presente nella storia della Chiesa, non è il primo che fa questa riflessione, ma non esiste un documento che nega questo fatto. Allora questo vuol dire che il bambino nel grembo materno può compiere un atto di coscienza. Forse ne abbiamo fatti anche noi, ma non ce li ricordiamo. Io i primi ricordi risalgono quando avevo 4-5 anni, forse anche i vostri. Ma il bambino di 3 giorni di vita può compiere degli atti volontari, sì o no? Voi mi dite, no, sono istintivi, perché dove sta lo metti, ma la testa, la mente, il colloquio con Dio, cosa ne sappiamo noi del colloquio con Dio? Allora diceva questo sacerdote, se il bambino nell'atto in cui si rende conto che sta per essere ucciso, perché questo bambino viene ucciso nel grembo materno, se si rende conto di quanto sta per succedere, chi ci impedisce di credere che egli compia un atto di donazione volontaria al Cristo, perché c'è questo colloquio tra gli uomini e Dio misterioso, chi ci impedisce di credere che egli compia un atto volontario di donazione di sé a Dio nel momento in cui muore e questo atto adesso viene santificato dalla Santa Messa? Ho detto, guarda, hai avuto un'intuizione incredibile. E soprattutto questo fatto che questi bambini sono miliardi, quindi da quando dice questa Santa Messa, e poi c'è anche una preghiera che lui ha fatto, ma adesso non è che ve la dico, ma la voglio stampare perché una preghiera che lui ha fatto recita continuamente, e dice io mi sento accompagnato da miriadi di questi bambini che sembra che vivano con me, che mi ringrazino, che mi dicano grazie perché tu sacerdote celebri la Messa, mi sembra che siano tutti lì vicino a me. Nel grembo materno, nel luogo più nascosto. Questi sono, se tutto questo che vi dico non è una follia, ma è verità, chi più nascosto di loro? Chi più San Giuseppe di loro? Ebbene, chi mi dice che la salvezza del mondo non arrivi attraverso questi bambini o questi uomini San Giuseppe, perché le virtù di San Giuseppe sono esercitate? Chi ci dice che non arrivi la salvezza del mondo attraverso questo esercito immenso, reale di bambini che vengono strappati dal grembo materno e che possono compiere un atto di coscienza? Guardate, da quando io medito su queste cose, ve lo confesso amichevolmente, ormai ci conosciamo, siamo amici, ci penso anch'io, perché questa acquisizione è una cosa recente, di pochi mesi fa. Io sto dicendo anche ai miei amici, ma pregate sti bambini, ai sacerdoti dico, ma dite la messa, celebrate la messa per questa realtà. Ebbene, da quando anch'io prendo e celebro la messa per questo, mi sento quasi sollevare. Non pensate esperienze mistiche, niente, un povero uomo che mangia ciccioli e salame e oggi ho mangiato anche il dolce, ho fatto un peccato di gola perché avevo detto in Quaresima non mangi il dolce, mi hanno passato sotto il naso un profiterol che era lì, ho detto bambini aiutatemi, ma non è arrivato l'aiuto in questa situazione. Va bene, quindi mi confesso pubblicamente anch'io come quelli di Fatima, benissimo, quindi sono un povero uomo, però da quando prego in questo modo, da quando li ricordo, da quando chiedo anche agli altri di pregarmi, mi sembra di volare, mi sembra anche che veramente di essere super protetto. Allora qui è vero che più sono nascosti, più sono efficaci. Questa è la gloria di Dio e di San Giuseppe.